sono Nul. Oggi vi consiglierò dei libri per le vacanze. Cominciamo da questa collana della Rodari che ha fatto una quindicina di libri e io li ho letti quasi tutti, me ne mancano veramente pochi. Soprattutto mi hanno colpito gli ultimi tre che sono usciti, che sono Otto Ossoduro, Carlo Cucito e quello che c'è in mano Elio Elettrone. Adesso vi farò una specie di recensione di Elio Elettrone. L'ha scritto Daniele Nicastro e l'ha illustrato come tutti i libri Laura Re. Ogni volta che dico che leggo l'illustratore mi si impappina la lingua. Non so perché, non chiedetemelo. Adesso vi leggerò ovviamente come tutti i video le prime tre righe. La sveglia si mise a suonare. Bip, bip, bip. Elio stropicciò gli occhi e fece un lungo sbadiglio. Questo libro parla di Elio, che è un bambino che gli piace tanto gli astri, i pianeti. In generale lo spazio. E una mattina si sveglia alle 7:45, se non ricordo male. Sì, esatto, alle 7:45, perché i suoi due dovevano prepararsi per partire, perché la mamma di Elio Elettrone e anche il papà erano esploratori e quindi andavano in giro per paesi e scoprire, per nazioni anche, per scoprire nuove cose. Invece Elio restava con il nonno. Il nonno aveva un binocolo gigante, cioè una roba impressionante. E lui ogni volta poteva stare lì, quando voleva, a guardare le stelle. E lui sapeva tutte le costellazioni a memoria, cioè tu gli chiedevi cos'è quella costellazione lì e lui la sapeva a memoria. Il primo giorno di scuola di Elio Elettrone è entrato in classe accompagnato dal bidello e dal preside, non si sa come mai, ha deciso di far vedere il suo un modellino della galassia e non tutti i compagni lo presero, gli è piaciuto. Quindi Elio è rimasto un po' male. Finita la scuola è andato dal nonno, come sempre, a guardare le costellazioni in cielo. Il giorno dopo Elio doveva andare a scuola, ma non aveva voglia. Secondo voi, cos'è successo? Lo lascio scoprire a voi. Vi ricordo che Otto Ossoduro è scritto da Jasmine Mottola. Carlo Cucito è scritto da Davide Calì. Vi consiglio fortemente di leggerli. E la seconda parte del video racconto altri libri che dovete leggere assolutamente nelle vacanze. Fatemi sapere quali di questi libri che vi mostrerò avete letto. Primo libro è Lampo di Daniele Nicastro. Questo libro sto restringendo un po' i tempi, parla di un bambino che si è perso perché non ha preso il tram, o il treno, scusate, e incontra un vecchio. E lui dice, il bambino dice stupido cane, perché il cane, lui stava guardando il cane, intanto il treno è passato e lui ha perso il treno. Allora lui dice, stupido cane, che mi hai fatto perdere il treno. Il vecchio invece dice che questo cane che si chiama, che è la statua del cane che si chiama Lampo, mi ha aiutato a fare molte cose. Secondo voi, il vecchio è il bambino che è cresciuto? Lo lascio scoprire a voi. Secondo libro, possiamo leggere o non leggere? Allora, questo libro parla di una libreria. Allora, parla di questa libreria che per
prima era comprata, che compravano libri tutti perché era bellissima, e poi tutti ad un tratto non comprarono più libri perché pensavano a giocare col cellulare. Questo bambino, che era il figlio del proprietario della libreria, ha fatto una riunione e con un libro ha detto, sì, ha detto delle frasi che hanno detto dei... è un po' contorto, ha detto delle frasi che hanno scritto degli altri autori importanti, tipo J.K. Rowling e altre persone molto importanti. L'ha scritto e l'ha illustrato Jimmy Liao. Secondo voi, i bambini hanno ripreso a leggere? Lo lascio scoprire a voi. Aspetta, per farvi capire meglio, le leggo una. Se andate a casa di qualcuno e non vedete libri, non andateci a letto. John Waters. Questa è una delle tante frasi che ci sono scritte qua. Ve ne leggo un'altra. Avere il tuo libro trasformato in un film è come vedere il tuo bene bue trasformato in dadi per il brodo. Jean Le Carré. Passiamo al terzo libro. La ragazza che voleva salvare i libri. Questa ragazza amava molto leggere. Intanto l'ha scritto Klaus Agerup e l'ha illustrato Lisa Aisato. Stavo dicendo, questa ragazza piace molto leggere, quindi va tutti i giorni in una libreria. In una biblioteca, scusate, perché prende i libri e poi li ridà. Lei va in questa biblioteca e legge un sacco di libri. Poi la bibliotecaria, un giorno, la bambina coglie sul fatto la bibliotecaria che prende una carriola piena di libri e la porta nel suo magazzino. E la bibliotecaria dice che li stava bruciando. Secondo voi è vero? Poi la ragazza non era molto contenta perché lei voleva leggerli. Allora, tutte le volte i libri che erano nella carriola, lei si portava a casa la carriola e leggeva tutti i libri. E poi li riportava indietro. Così che non venivano subito bruciati. Che magari lei consigliava a qualcuno che comunque venivano letti, cioè che tipo presi e bruciati subito. Non aveva senso. E per me non erano bruciati. La ragazza prese un libro che gli aveva dato la bibliotecaria e non aveva l'ultima pagina. Allora tutti si sparsero in giro: dov'è l'ultima pagina? Inventiamoci la storia. E secondo voi, chi l'aveva scritto il libro? Lo lascio scoprire a voi. Quarto libro di oggi l'ha scritto Jacopo Olivieri, l'ha illustrato David Pintor. Ipse dixit. Sono dei motti. Sì, dei motti. Sono dei proverbi, non dei motti. Sono i proverbi di tipo veloce come il vento. Più veloce della luce. Vale a dire a più di... Non lo so leggere. No, 299.792.458 metri al secondo. Come ha dimostrato Albert Einstein, quella della luce è la velocità massima raggiungibile nell'universo. Niente e nessuno può superarla, a parte Superman, si intende. E questo qua è un modo di dire che usa tanto. E questo qua ci sono tanti modi di dire che la forza sia con te, di Star Wars. Ci metto la mano sul fuoco. Date a Cesare quello che è di Cesare.
e tutti questi motti. Che poi non sono motti, perché a me mi viene sempre da dire motti, ma sono proverbi. Che non sono neanche proverbi, sono modi di dire. Mi dimentico sempre, scusa. Ultimo libro, l'ha scritto Giacomo Leopardi, l'ha illustrato Marco Sommà, con un pensiero di Daniele Aristarco. Questo qua è... Avevo sbagliato, è una poesia scritta da Giacomo Leopardi, illustrata da Marco Sommà. Abbiamo fatto anche una cosa, l'abbiamo letto anche a scuola, e tutti si sono sorpresi perché era una poesia molto difficile. Molto difficile. Vi leggo le prime tre pagine perché c'è una frase per pagina. Sempre caro mi fu quest'ermo colle. E questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Queste sono le prime tre pagine di una poesia che è impossibile da leggere. Tanto io ci ho delle immagini bellissime. È una poesia veramente difficilissima da leggere. Quindi fatemi sapere se ci riuscite. Terza parte del video. Un pezzo di pizza per la pucciola. Lo scioglilingua della vita. La pucciola si spazzolava con la spazzola sulla testa riccia, sul pizzo, poi si spazzolava le zanne con lo spazzolino. Infine con la spazzoletta spazzolettava la pucciola pupazzo di pezza per cui andava pazza. Era davvero pazza della puzza, la pupazza di pezza e della sua spazzoletta. Poi si profumava, ma questa era un'operazione del tutto inutile, perché puzzava lo stesso. Fate che questo è tutto il libro. Uno scioglilingua. L'ha scritto Beniamino Sidoti. E l'ha illustrato Lorenzo Fornaciari. Questo libro è uno scioglilingua, non puoi leggere, è impossibile leggerlo. Vi sfido a leggere le pagine che ho letto io più veloce che potete. Fatemi sapere che comunque se riuscite a farlo. Le pagine sono 24 e 25. Fate un video e linkatemelo nei commenti. Ok, basta un ciao. Questo libro parla di questo cane che non ha amici ed è da solo. Poi trova un gruppo di amici e quindi stava con loro. Un gruppo di bambini, scusate, perché non li conosceva. E quindi lui dice: come giocano? Voglio giocare anch'io. E glielo chiede. E loro giocano con lui. Però un bambino rimane escluso perché prendono il cane e buttano fuori un altro bambino. E lui si chiede perché hanno buttato fuori con lui, proprio lui. E dopo, secondo voi, cosa succederà? Lo lascio scoprire a voi. Il titolo è Basta un ciao di Jack Michael Foreman. Terzo libro, che sono una collana. Psst, voi state giocando ai giochini per il cellulare? Leggete anche i libri sul cellulare. Vi sembrerà strano, ma è vero. Tu suoni un libro, leggi, leggi, leggi. Leggi. No, aspetta, me ne trovo uno di immagine. No, non riesco a trovare. Aiuto! Questo? C'è questo orco? Tu lo vuoi, lo mettete il telefono qua? E viene in 3D. Me ne trovo un'altra. Ecco, questa.
Viene in 3D, tutta in 3D, bellissima. Lo stesso vale per questa, Pirati. E per questa, i Vichinghi, bellissima. Che non sono Vichinghi. Però diciamo che sono Vichinghi. Alice nel Paese delle Meraviglie. Questa è proprio la realtà virtuale, che non è poi una realtà virtuale. Sono gli occhiali. C'ho questo libro. Le cose, domini, e poi dovevi costruire la scatola, che io non so come si fa. Bene, ma ci sono istruzioni, non vi preoccupate. Comunque, se vi piace lo potete comprare, e è la storia di Alice nel Paese Meraviglie, come la conosciamo tutti, se la conoscete. Però in realtà virtuale, con il visore. Molto molto bello. Ok, lo montiamo adesso. Se viene un pasticcio non è colpa mia. Perché mi fanno fare queste cose? Allora, non ci vuole tanto, ma va. Tutto un... E la miseria, cos'è? Cioè, io non capisco nulla, non so voi, cioè, voi magari siete più bravi di me, io non capisco nulla di queste cose, voi siete bravi, io no. Lasciamo perdere. Non so, lo volevo montare per farvi vedere che ero bravo a montare, invece faccio schifo. Lo giro. Aspetta, forse ho capito qualcosa. Fatto. No, però non so come si usa. Però l'ho fatto con l'aiuto di mia mamma. Però non si dice questo. L'ho fatto. Vabbè, l'ho fatto, l'ho finito. Fatemi sapere se volete che... Se volete acquistarlo, è molto bello, perché a parte il visore non è tanto, cioè non è difficilissimo, è difficile, ma non difficile. Quindi si monta in 10 minuti, 5 minuti, anche di meno. Poi adesso non è proprio appostissimo, però comunque è già un passo avanti. Si vede strano, vabbè, perché c'è la lente. Ho capito come si fa, devo tirare giù questo. Non si vede nulla, non c'è il libro. Comunque, fatemi sapere se volete che provi con il libro. Comunque lo proverò, ma non in un video. Se lo comprate, beh, è bellissimo, perché è un tipo la realtà virtuale, però senza comprare nulla, più o meno. E poi anche sì, nei libri ci sta, non ci sta, benissimo, lo lasciamo fuori, vabbè. Anche questo è un modo alternativo di usare applicazioni sul cellulare e cellulare stesso. Ok, mettiamo tutto via. Comunque il titolo si chiama Alice nel Paese delle Meraviglie, è di Valentina Edizioni. L'ha scritto Lewis Carroll. Allora, tiriamo fuori. Ci sono altri titoli, però non so dove sono. I titoli degli altri libri erano Il grande libro degli esploratori, Il grande libro di pirati e corsari, i grandi classici orchi e giganti. Dopo questo video vedrete un altro piccolo video dove ci sono questi visti con il cellulare. Ok, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate like. Ciao!
va bene.